A Sassonia di Fanno le celebrazioni per ricordare la memorabile visita di Papa Wojtyla, che 40 anni fa trascorse una giornata tra i pescatori. Stasera su Fanno TV l'intervista all'ingegner Lanfranco Fattori, che progettò il pontone in cui il Santo Padre officiò una messa. Minardi interroga la giunta regionale sulla chiusura delle sale operatorie al Santa Croce, Acquaroli e Salta Martini intervengano, a rischio il diritto alla salute dei cittadini. La Moretta come brand di Fano e traino dell'economia turistica, la Confesercenti coinvolge in un circuito 19 esercizi pubblici e lancia un'applicazione dedicata. Candele sotto le stelle si conferma l'evento più glamour dell'estate pesarese. Sabato decine di migliaia di persone hanno animato il lungomare nella notte di San Lorenzo. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Sono trascorsi 40 anni da quando Papa Giovanni Paolo II ha onorato Fanno con la sua presenza nell'incontro con i pescatori attraverso un messaggio di pace e speranza. Per ricordare questa giornata storica, stamattina sul lungomare di Sassonia sono iniziate le celebrazioni con una santa messa che ha visto la presenza del vescovo di Fano Fossombrone Cagliipergola Andrea Andreozzi e dell'arcivescovo emerito Monsignor Giovanni Tonucci. L'ha seguita per noi Cristiana Guerra. La mia venuta oggi a Fano è soprattutto un avvenimento di fede. Sono giunto qui, in riva allo stupendo mare Adriatico, per testimoniare come Pietro la fede in Cristo e per confermarvi in essa nel nome di Dio. Sono le parole che 40 anni fa, esattamente il 12 agosto 1984, Papa Giovanni Paolo II pronunciò durante la Santa Messa celebrata a Sassonia, a bordo di un pontone ancorato a pochi metri dalla riva, dove il pubblico, seduto, poteva assistere alla celebrazione. Una lunga e storica giornata che il Papa trascorse con i pescatori, un ricordo intenso che ancora oggi vive nel cuore di uomini e donne di ogni età. Per celebrare questo memorabile evento, l'amministrazione comunale, in collaborazione con la diocesi, ha organizzato una santa messa celebrata dal vescovo di Fano, Fossombrone Cagliipergola, Andrea Andreozzi, che si è svolta a Sassonia di Fano alle 6:30 di mattina. Sin dalle prime luci dell'alba, un anfiteatro è gremito. Nel silenzio, un clima emozionante ha avvolto tutti i partecipanti. Una bella emozione, perché mi ha fatto conoscere una pagina fondamentale per la vita della diocesi, della chiesa e della città. Quindi ho potuto accogliere questa tradizione, ma anche questa importante e bella perla per questo nostro ambiente, per tutti noi. Naturalmente ogni celebrazione rimanda all'oggi, quindi non si ferma al passato, perché poi la storia va avanti. Siamo chiamati a raccogliere gli insegnamenti del Papa, oggi santo, e quindi a tener presente una traccia che ci ha dato da percorrere, che è quella del Vangelo e del Signore Gesù, insomma. È stata una bella emozione anche celebrare qui in questo ambiente molto ben preparato, con tante persone che si sono svegliate e sono state qui per questa occasione. È una giornata di festa e sono grato anche a chi ha tenuto alta l'attenzione su questo quarantesimo e si è speso per una celebrazione che è partita stamattina con l'Eucaristia e poi si prolunga per tutto il giorno. Quindi davvero grazie. E credo che poi dobbiamo fare un po' come fece il Papa, che ha custodito i sapori di Fano anche dopo essere venuto qui, perché da Fano poi è stato sempre raggiunto dai pescatori con il frutto del loro lavoro, e quindi ha sempre ringraziato questa città per aver assaporato non solo il frutto del lavoro, il pesce ben preparato e ben assortito, ma anche l'amicizia, il calore di questa gente, della nostra gente. Quindi anche noi siamo chiamati a custodire, a ravvivare e a portare nella nostra vita ciò che altri ci hanno trasmesso. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Fano Luca Serfilippi, insieme ad alcuni componenti dell'amministrazione comunale.
Un ricordo molto vivo, tantissimi fanesi anche oggi. Abbiamo voluto ricordare questa importante ricorrenza dell'avvenuta a Fano di San Giovanni Paolo II, una ricorrenza molto sentita dai fanesi, per la quale ringrazio il Vescovo Don Andrea e anche l'Arcivescovo Tonucci per la presenza, insieme a tantissime persone che sono volute venire ad ascoltare la messa presieduta qui all'alba. E a pranzo ci sarà il pranzo del Papa e questa sera alle 21:30 la proiezione con il ricordo di chi quel giorno lo organizzò e quindi gestì tutta l'organizzazione. Per oggi voglio però ringraziare Luciano Cecchini e Marco Ferri per aver condiviso insieme all'organizzazione Vallato questa organizzazione, che non era facile in pochissimo tempo, ma Fano deve tanto a San Giovanni Paolo II e penso che la vicinanza, l'affetto e l'amore dei fanesi si sia vista anche questa mattina. Le celebrazioni per ricordare questo evento si concluderanno in serata, quando alle 21:30 all'ex anfiteatro Rastatt sarà proiettato un documentario con immagini inedite dell'epoca, accompagnato da testimonianze di coloro che furono impegnati in quella storica giornata. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E le celebrazioni intanto sono proseguite al ristorante Pesce Azzurro, che in onore della ricorrenza ha predisposto un menù speciale per un pranzo conviviale con oltre 1500 persone, a cui hanno partecipato anche i membri della giunta fanese. 12 agosto 1984 il Papa venne a Fano per ricordare quella storica giornata. È stato riproposto un menù a tema. Di che cosa si tratta? Sì, abbiamo accolto con piacere questa proposta del consigliere Cecchini di fare un menù del Papa per ricordare questa, nel quarantennale, questa visita di Papa Giovanni Paolo II, ora santo. Nel erogare a tutta la cittadinanza, non solo, che volesse ricordare questo evento, un menù del Papa, l'abbiamo chiamato del Papa. In sostanza non è stato facile ripetere il menù del Papa, anche perché anche allora facemmo il menù più o meno simile a quello che ha sempre fatto il Pesce Azzurro, quindi dove le vongole alla puretta ci sono pressoché sempre, c'era anche al tempo, dove la grigliata azzurra c'è sempre stata e c'era anche oggi, e poi ecco il primo col pesce. Diciamo che è un po' il menù che facciamo solitamente e che appunto anche il menù che facemmo quella volta, e che anche da quel menù che è stato distribuito, che era al tempo sulla tavola al fianco di Papa Giovanni Paolo II e anche di tutti i commensali, che avete avuto modo di vedere anche scritto in latino, però nella sostanza ecco il menù è stato più o meno sempre lo stesso, con qualche minima variante, però ecco è questo qua. Di quella giornata che cosa si ricorda? Io purtroppo non ho avuto la fortuna di vivere quell'emozione di cenare insieme a Sua Santità quella volta, anche perché sono arrivato alla direzione della cooperativa pescatori l'anno successivo, però ricordo bene quei momenti frenetici precedenti la visita del Papa. In sostanza mi ero adoperato anch'io per fare tante cose, come ad esempio i pass con la registrazione di tutti i pescatori, che poi qualche centinaio erano a cena appunto col Papa quella sera, e ricordo che c'è stata un'attività frenetica molto intensa, insomma, che ci ha impegnato tutti noi della cooperativa pescatori, questa cooperativa storica che è la Comarpesca appunto, dove al nostro interno viene tutt'oggi custodito anche quell'opera d'arte che ha realizzato il professor Pierluigi Piccinetti, mentre invece l'artista professor Sergio Carboni ha donato a noi l'opera che anche lui ha fatto nell'occasione e che è custodita appunto all'interno del Pesce Azzurro. Posso dire che solo a pranzo abbiamo fatto intorno alle 1500 persone, stasera si replicherà, e quindi diciamo che è un bel numero, insomma, vuol dire che c'è stata, insomma, molta partecipazione e la cosa è piaciuta, insomma, alla città e non solo. E dopo il telegiornale trasmetteremo l'intervista che abbiamo realizzato l'ingegner Lanfranco Fattori, che progettò il pontone su cui Papa Wojtyla 40 anni fa celebrò una santa messa. Ora cambiamo argomento. Un guasto alla rete idrica ha lasciato senza acqua per diversi giorni l'abitato di Borgo Santa Maria a Pesaro, nella zona compresa tra le vie Monte Amiata, Monte Rosa, Monte Vettore e Monte Bianco. Marche Multiservizi è intervenuta con tutti gli operatori e mezzi a disposizione dalla prima segnalazione per individuare il problema.
problema ed eseguire l'intervento di sistemazione della rete idrica. I lavori di ripristino definitivo richiedono infatti tempi lunghi e operazioni complesse, quindi è stato realizzato un bypass idraulico per deviare l'acqua da un'altra condotta distributrice e ripristinare l'erogazione nelle abitazioni anche se con cali di pressione e portata. Inoltre, nei giorni scorsi, Marche Multiservizi aveva installato una cisterna temporanea per dare una prima risposta ai cittadini delle vie coinvolte dal guasto idrico. Arriva nelle Marche il nuovo anticorpo monoclonale per l'immunizzazione dei bambini contro il virus respiratorio sincinziale, responsabile di severe infezioni delle basse vie aeree come bronchioliti e polmoniti. La campagna di prevenzione rivolta ai neonati e ai bambini nella loro prima stagione di circolazione del virus sarà disponibile a partire dall'autunno e la somministrazione potrà essere effettuata dai pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali. Il via libera è stato dato dalla Giunta regionale e l'adesione sarà su base volontaria. L'anticorpo monoclonale ha protezione dimostrata per almeno 5 mesi e per i bimbi che nasceranno da ottobre a marzo 2025 potrà essere somministrato direttamente in ospedale prima della dimissione dal reparto di maternità. Nelle Marche nel 2023 sono stati ricoverati 360 bambini per bronchiolite acuta nella fascia d'età 0-1 anno, con un incremento di ben 106 casi rispetto al 2022. Sale operatori chiuse e meno interventi. Dopo aver affrontato la questione nel Consiglio Comunale di Fano, il consigliere regionale del Partito Democratico, Renato Claudio Minardi, insiste sul tema presentando un'interrogazione. Per il Partito Democratico i fatti smentiscono le promesse. Minardi, qual è la situazione a Santa Croce di Fano? Ma la situazione a Santa Croce di Fano è una situazione di estrema difficoltà, è la dimostrazione di come la Regione sta gestendo la sanità, in particolare l'assessore Saltamartini e il presidente Acquaroli sono la diretta dimostrazione di una sanità che è completamente nel caos. Non c'è l'atto aziendale, non sappiamo quando arriverà l'atto aziendale, quindi non sappiamo ad oggi quale sarà il futuro del Santa Croce, anche se la riforma è stata messa in campo con la nascita delle aziende territoriali, le AST a livello provinciale, e la soppressione dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Quindi Fano non sappiamo quanti posti letto, quanti medici, quali specialisti, che con quale personale dovrà essere gestito il Santa Croce. La situazione è al caos, dicevo, non solo a causa delle dimissioni recenti del direttore sia sanitario che il direttore dell'azienda, la dottoressa Storti e il dottor Berselli, ma anche con tutti gli atti conseguenti. La soppressione delle sale operatorie che fino all'anno scorso erano un atto naturale durante il periodo del mese di agosto, quest'anno le soppressioni delle sale, le chiusure delle sale operatorie sono iniziate addirittura dal 3 di giugno fino al 30 di settembre. Era stato detto dal direttore che le sedute sarebbero state ripristinate, questo non è assolutamente vero. Questo significa che soprattutto le persone che hanno patologie gravi non possono essere operate, devono rimanere in attesa aspettando tempi lunghi prima di andare in sala operatoria. Nel caso specifico, per esempio, della Breast Unit, ci sono signore e donne che vogliono essere operate ma che non possono essere operate perché non ci sono le disponibilità nelle sale operatorie. La scusa è stata quella della mancanza degli anestesisti. La mancanza degli anestesisti, ci sono 6 anestesisti che se ne sono andati. Punto di domanda: perché? Bisognerebbe chiedere perché 6 anestesisti se ne sono andati. E è stato detto che sarebbero stati sostituiti, lo disse anche l'attuale sindaco Ser Filippi durante la campagna elettorale, nulla di più falso, perché è stata assunta soltanto una persona e 3 specializzandi. Capite bene che a fronte di 6 anestesisti, averne uno sostituito credo che sia ovviamente troppo poco, direi quasi nulla, e ovviamente i 3 specializzandi non possono avere l'autonomia gestionale soprattutto nelle sale operatorie, quindi la situazione è assolutamente nel caos. Chiediamo con forza che nonostante le ferie d'agosto, che la disponibilità delle sale operatorie venga ripristinata almeno dalla fine di agosto e primi di settembre, per accelerare coloro che hanno bisogno di andare in sala operatoria per essere operati e per cercare di dare
delle risposte dirette ai cittadini. Perché? Perché i cittadini purtroppo stanno andando sempre di più verso il privato, perché chi se lo può permettere sta andando a curarsi privatamente, chi non se lo può permettere purtroppo rischia di dover rinunciare alle cure, e questo è grave perché la salute è un diritto tutelato dalla Costituzione. Chiediamo di ripristinare le sale operatorie, chiediamo che le assunzioni del personale vengano fatte nel più breve tempo possibile e chiediamo anche che venga data certezza al futuro del Santa Croce, che perché così com'è si sta spegnendo lentamente. La cronaca: un centauro di 55 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto questa mattina alle ore 10 in via Flaminia a Fano. In base ai primi accertamenti della polizia locale, una 76enne a bordo di una Fiat Punto uscita dall'esercizio commerciale Frescofrutta si è posta parallelamente rispetto all'asse della carreggiata e nell'immettersi sulla Flaminia in direzione mare non si è accorta che stava sopraggiungendo un motociclo Yamaha che stava procedendo nella stessa direzione. L'uomo alla guida dello scooter è stato portato in codice giallo a Santa Croce, mentre la donna è rimasta illesa. I giovani della Croce Rossa di Fano hanno ideato una campagna di prevenzione da infortunistica stradale correlata all'abuso alcolico e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Venerdì scorso, dalle ore 21 alle 2, in collaborazione con il comando della Polizia Locale di Fano e il patrocinio del Comune, a Lido si è svolta una serata informativa, didattica e interattiva. Grazie a un percorso creato a Berilli, ad esempio, fanesi turisti hanno indossato degli occhiali speciali che simulano l'abuso etilico per provare una sensazione di sbandamento, capendo così quanto possa essere pericoloso per sé e per gli altri bere troppo alcol. Due agenti della polizia locale hanno poi spiegato le conseguenze penali e amministrative previste e in molti, ad esempio, non sapevano che queste norme riguardano anche chi è alla guida della bicicletta. Era presente pure un'ambulanza sulla quale sono state effettuate le dimostrazioni delle manovre di rianimazione. Il presidente della Croce Rossa di Fano, Fabio Puleio, ha commentato: ci piace pensare che grazie a questo piccolo evento abbiamo potuto salvare almeno una vita. L'11 settembre a Fano e il 7 ottobre a Cartoceto la Croce Rossa aprirà i corsi di reclutamento base. Ed ora parliamo della Moretta, che non è una semplice bevanda ristoratrice o un caffè corretto, è molto di più, è un simbolo del turismo fanese, un'espressione dell'enogastronomia tipica della nostra città. Ma dove si gusta una buona Moretta? A questo proposito ci ha pensato la Confesercenti, organizzando il circuito della Moretta, al quale hanno aderito in 19 esercizi pubblici tra caffè, bar e pasticcerie, contraddistinte da un totem che ne identifica la qualità. Massimo Foghetti. Il rapporto della Confesercenti con la Moretta è un rapporto che data da diverso tempo e ora comunque si formalizza con una nuova iniziativa ancora più coinvolgente per quanto riguarda gli esercizi pubblici fanesi. È un rilancio di un percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno all'interno del Festival del Brodetto, dove abbiamo deciso di promuovere un'altra tipicità locale che è proprio la Moretta fanese. L'abbiamo fatta costituendo un circuito della Moretta, dove ben 20 attività hanno deciso di sposare questo progetto e l'abbiamo promosso con della pubblicità, con la classica brochure informativa, ma con una novità: il totem che veniva posizionato davanti all'attività stessa ed era identificativo per quell'attività, perché il turista, passando lì davanti, aveva immediatamente la percezione che in quel locale poteva comunque assaggiare una tipicità locale che era la Moretta. Ha funzionato benissimo perché le statistiche ci parlano di un più 40% di Morette somministrate in quel periodo lì. L'abbiamo rilanciato a fine anno all'interno delle manifestazioni natalizie, ma l'abbiamo rilanciato con ancora più forza questo anno, nel 2024. Infatti quest'anno la promozione andrà dal Ferragosto fino al 31/12 del 2024. Anche qua la risposta degli esercenti è stata buona, perché già ad oggi abbiamo più di 20 attività che hanno deciso di condividere questo percorso. La promozione la faremo come lo scorso anno attraverso le brochure informative e la faremo attraverso i soliti totem che hanno avuto un grande successo. Ma la novità vera e propria è che utilizzeremo una web app, quindi abbiamo deciso di digitalizzare questo percorso di promozione. All'interno dei totem informativi e delle brochure ci sarà un QR code. Inquadrando quel QR code il visitatore verrà dirottato in una pagina internet, e in questa pagina internet sarà interamente dedicata alla Moretta fanese, ricostruendo la storia, la tradizione, quello che la Moretta ha rappresentato per Fano e i fanesi. E le attività aderenti al progetto avranno una visibilità, perché all'interno di questa mappa interattiva
iterativa, il visitatore potrà individuare il bar o il ristorante di riferimento cliccandoci sopra, verrà dirottato a sua volta nella pagina di quel ristorante che avrà modo in qualche maniera di avere anche una vetrina virtuale. Quindi ecco, un contenitore digitale, è un progetto nuovo in piena espansione, quindi nei mesi successivi verrà implementato, verrà strutturato nel migliore dei modi, però noi riteniamo che questa veramente sia la via giusta da seguire per poi promuovere il territorio. La formula della moretta è classica, però ciascuno la interpreta un po' a modo suo. I turisti, i fanesi, andando posto per posto in questo circuito, potranno trovare una moretta un po' diversa. Assolutamente sì, perché partendo da una ricetta più o meno standard, poi ogni addetto alla somministrazione comunque tende a personalizzare la ricetta, no? A renderla in qualche modo unico, quindi ricette una diversa dall'altra, delle quali non avremo mai poi, non sapremo mai veramente quali sono gli ingredienti, i giusti dosaggi, perché poi ognuno è custode della propria preparazione, della propria moretta. Però in questo modo il visitatore avrà la possibilità di degustare più morette personalizzate di volta in volta, tant'è che l'esperienza ci insegna che ad oggi sono nate anche dei prodotti collaterali alla degustazione del bicchierino di moretta stesso, perché poi ho visto che l'anno scorso sono andate molto bene delle bottiglie di preparato di moretta, quindi il visitatore che si reca a Fano, oltre a degustare la moretta, ha anche la possibilità di portarsi a casa un souvenir, un carattere distintivo del territorio. Quindi la moretta sì, ma la moretta fa parte anche di una promozione più ampia. La promozione deve essere di Fano e del proprio territorio. Ennesima sottrazione di verde pubblico nella città di Fano e alla denuncia della Lupus in Fabula, che spiega questa volta cadere sotto l'implacabile lama delle motoseghe sono 25 alberi tra cipressi, le cipini del parco dell'ex scuola Carducci, in cui sono in corso i lavori di demolizione e ricostruzione della nuova scuola da parte della provincia. Se a queste piante ha proseguito la Lupus, si aggiungono gli altri 15 alberi che saranno tagliati per allargare l'adiacente campo da rugby e realizzare la nuova tribuna, ci sarà una bella perdita, ma si sa, gli alberi non votano e non riescono nemmeno a protestare e a fuggire. Una morte, ha proseguito l'associazione ambientalista, che in molti casi potrebbe essere evitata se ci fosse una preparazione migliore tra i tecnici e una sensibilità diversa negli amministratori. Invece un nostro telespettatore ci ha inviato diverse fotografie per segnalare lo stato di degrado della passeggiata dell'Esippo a Sassonia di Fano. Come vedete dalle immagini, nella parte sottostante, oltre al distacco di l'intonaco, si notano i ferri arrugginiti e, ha commentato Reporter, ci sono pure le stalattiti. Mercoledì 14 agosto si terrà il nono pellegrinaggio francescano dedicato al Beato Sante di Monbaroccio, protettore dei bambini e guaritore degli ammalati. Il percorso di circa 30 km avrà inizio alle ore 5 nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, Castelvecchio di Monteporzio, e attraverserà le frazioni di San Giorgio di Pesaro, Piagge, Montemaggiore al Metauro, Saltara, Serungarina e Cartoceto. Alle ore 12 è previsto l'arrivo al santuario di Monbaroccio, dove i pellegrini saranno accolti dalla fraternità del Beato Sante per la benedizione. Nella notte di San Lorenzo a Pesaro si è svolta la 10ª edizione di Candele sotto le stelle. In migliaia, tra cittadini e turisti, hanno animato la spiaggia e il lungomare. Marco Lonigro. Decine di migliaia di persone hanno partecipato sabato a Pesaro alla 10ª edizione di Candele sotto le stelle. Una notte magica, affascinante e partecipata. Si è ballato sulla sabbia, mangiato sulla battigia e nei ristoranti del lungomare. Non è mancato l'intrattenimento alla palla di pomodoro con la musica dell'orchestra di Mirko Casadei. In spiaggia e non solo, tutti rigorosamente vestiti di bianco, con lo sguardo rivolto al cielo in cerca di una stella cadente e pronti ad esprimere un desiderio. Come sta andando questa serata? Molto bene, perlomeno per il nostro gruppo una bella cena con pizza, dolci, cocome, melone, spumante. Perciò festeggiamo bene questa notte delle candele. Con quale clima, con quale spirito si vivono queste bellissime serate? Sì, clima abbastanza allegro, non il massimo, però abbastanza allegro. Perché se avessimo un mare un pochino più bello,
avremo un altro spirito. Punto di forza è l'amicizia, questa ricorrenza delle notte delle candele. E ci troviamo in spiaggia, è una bella serata, l'aria è calda, il punto giusto, insomma, e quindi stiamo bene, insomma. È una notte meravigliosa e speciale. Ogni anno si ripete, ormai è diventata una tradizione questa. Sì. Ogni anno gli amici ingrandisci, cioè crescono, e noi continuiamo sempre qua. Allora, al momento è molto divertente, è un po' movimentata, ci sono diverse cose, ma divertente. Qual è stato il programma? E dopo facciamo il dritto in spiaggia e poi guardiamo l'alba. Qual è secondo te il punto di forza di questa serata? Le candele, le amicizie? Sicuramente le candele, poi il fatto che ci sono le stelle cadenti, poi siamo tutti qua riuniti nello stesso bagno, sempre il solito. Io anche sono anche un compleanno, quindi ci si diverte tutti insieme. Secondo me lo stare insieme, ovviamente la cornice è molto bella, ci siamo abituati, però è sempre bello riscoprirla ogni anno ha un tocco in più. 10 km di litorale da Pesaro a Gabice, passando per Gadara, sono stati illuminati da 20 quintali di candele nella notte di San Lorenzo. Un evento reso possibile grazie ai volontari della Proloco di Candelara e Pesaro Village. Importante la collaborazione con le attività economiche, stabilimenti balneari e associazioni di categoria. Vuol dire che è una di quelle iniziative che secondo me, oltre a coinvolgere tantissimi cittadini pesaresi, ma coinvolge anche molti turisti che si ritrovano all'improvviso in una Pesaro diversa, in una Pesaro con tutte queste candele lungo il mare, con tutti i locali che mettono fuori tavoli, anche lungo le spiagge. Ho fatto un giro, sono tantissimi operatori balneari che hanno messo i tavoli a riva, quindi una bella serata di festa, una serata anche in cui le famiglie si ritrovano, stanno insieme, gli amici si ritrovano per fare delle belle serate, quindi veramente c'è un bellissimo clima. Il nostro telegiornale termina qui, tra poco trasmetteremo un approfondimento con l'ingegner Lanfranco Fattori che ideò, dopo complessi studi, il pontone su cui Papa Wojtyla 40 anni fa celebrò una santa messa a Sassonia di Fano. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata. Arrivederci a domani.